Assessore, il 2023 in Friuli Venezia Giulia si è chiuso con un record di presenze turistiche e in questo contesto Grado funge da autentico traino e si appresta ad iniziare la stagione estiva con importanti progettualità di investimento. Sì, abbiamo sfondato quello che era il nostro obiettivo, le 10 milioni di presenze. Grado ha svolto un ruolo molto importante, è una località turistica molto importante della nostra regione e ha chiuso il 23 con un più 9,4% di presenze, quindi un numero significativo e un numero che dimostra quanto le nostre località, soprattutto le località balneari, hanno incominciato a destagionalizzare il proprio prodotto. Quindi dei dati significativi, dei programmi di sviluppo che oggi sono stati presentati dalla GIT importanti, qualità, servizi, insomma, stiamo traguardando il futuro con grande ottimismo. Proseguono in particolare i lavori per le terme e poi ci sono investimenti che riguardano i servizi di retrospiaggio della GIT. Ah sì, la Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato delle risorse importanti per quanto riguarda questa comunità. Si parte dai 29 milioni per le terme, abbiamo completato il primo lotto, inizieremo il secondo lotto a breve e poi ci sono tutte queste opere infrastrutturali di retrospiaggia che andranno ad abbellire la stessa e a garantire sempre maggiori servizi. Grande piacere.